e pertanto volevo coinvolgere in questa la dottoressa Sara Mohamed dell'ematologia di Trieste. Abbiamo vissuto tutti quanti anche la pandemia, quindi siamo stati ovviamente tutti coinvolti anche nel vaccino anti-SARS-CoV-2, ma nei pazienti ematologici fa parte della nostra pratica clinica proporre varie tipologie di vaccinazioni, e spesso mi capita di osservare di fronte una reazione di perplessità da parte del paziente che teme i possibili effetti negativi piuttosto che i possibili effetti positivi di quello che gli sto proponendo. Allora volevo chiedere a Sara qual deve essere l'atteggiamento dei pazienti ematologici in generale di fronte alle vaccinazioni, quali sono le vaccinazioni di cui oggi dobbiamo più usufruire. Buongiorno a tutti. Diciamo che come nostra pratica clinica l'ematologo dovrebbe nella sua attività proporre non solo chemioterapie e trattamenti specifici per il tumore, per la malattia ematologica, ma riuscire in qualche modo anche ad accompagnare il paziente su tutto quello che comporta essere sottoposto a una chemioterapia. Questo appunto lo stato di immunodepressione che già il paziente ha con la malattia stessa, ma quella che acquisisce poi con i vari farmaci, fra cui diciamo appunto nell'ambito dei linfomi il principale rituximab, okay, che negli anni è stato visto dare un impatto importante anche a sospensione della terapia sulla capacità di protezione da parte di agenti infettivi quali comuni germi, okay, o particolari come ad esempio il meningococco o lo pneumococco, incidendo notevolmente anche nella comparsa, nell'acquisizione di questi tipi di infezione dopo anche diverso tempo dalla sospensione della terapia. Per cui la promozione da parte dell'ematologo della vaccinazione post trattamento è fondamentale, così come anche non bisogna essere spaventati nel cercare di andare a utilizzare queste vaccinazioni che sì, potrebbero anche far paura, ma sono essenziali per appunto prevenire una serie di complicanze infettive notevoli che possono anche determinare diciamo degli effetti anche sulla vita del paziente stesso. Per cui diciamo come norma, dopo il termine di una terapia più o meno intensiva, perché nell'ambito dei linfomi appunto uno dei trattamenti, come ho detto, insomma principale è rituximab, ma c'è anche il trapianto autologo che in alcuni casi viene utilizzato, la promozione di alcune vaccinazioni, quali per esempio quelli contro i germi capsulati, meningococco, pneumococco, è decisamente consigliata da parte del medico per il paziente. Ad oggi non ci sono solo queste due vaccinazioni ad essere importanti, ma anche ad esempio la prevenzione per gli herpes zoster, okay? Soprattutto adesso con delle nuove formulazioni che sono utilizzabili anche nei nostri pazienti. In passato non potevano essere utilizzati dei vaccini con virus vivi nei pazienti immunodepressi, per cui ad esempio la protezione per il virus per lo zoster non veniva adoperata in maniera adeguata. E ad oggi invece questa possibilità c'è e viene sempre più promossa da noi, soprattutto nell'ambito appunto del post-trapianto ad esempio. Mi permetto di ricordare che nell'epoca pre-vaccini, come ematologia eravamo 22-23 centri, abbiamo messo i dati insieme sulla mortalità del paziente in terapia ed sono dati, eravamo quasi oltre 500 casi studiati su tutta Italia e la mortalità del paziente che faceva il Covid, ripeto, in epoca pre-vaccino, era spropositatamente più elevata rispetto allo stesso gruppo di pazienti che stessa patologia, stessa terapia, ma non faceva il Covid. Pertanto, per noi ematologi che abbiamo diretto contatto con questa tipologia di pazienti, il problema vaccini era condizio sine qua non, assolutamente. Noi siamo stati costretti a ridurre approcci di terapia potenzialmente immunosoppressiva, come ti ricordi,
il mantenimento con l'anti-CD20 nel rischio, perché nel bilancio costo-beneficio pensavamo che era meglio e meno rischioso che si beccasse una ripresa del linfoma che non il Covid in quell'epoca. Quindi vaccinazione. Mortalità del paziente ematologico ricoverato per Covid in fase acuta di pandemia al 40%. Pubblicato dal Lancet Hematology, non dal Topolino o dal Corriere di Casa. Oggi è aneddotica, diciamo. Oggi è aneddotica. I pazienti sono.